siccome il vostro amico Frank è un pirla, stamattina è venuto giù con lo scooter che gli ha imprestato il vicino Diego e ho lasciato le chiavi dentro e adesso dentro allo scooter, così adesso deve venire giù Diego con sua moglie in macchina a portarmi le chiavi. Sono proprio, cioè proprio un idiota, sono proprio un impiastro e vabbè, cosa ci volete fare? Dicono che non è niente di grave, ma insomma, io quando vengo giù veramente non so come farei giù in città, perché ogni volta che devo venire giù per qualche cosa vado in ansia che non ce n'è, madonna mia. Capisco i negozi per i vestiti per i bambini, ma le cartolibrerie e le librerie non capisco, cioè. Poi le spiagge, cosa quelli che possono rimettere la posta sulle spiagge, ma perché? Ma penserete mica veramente che quest'estate la gente possa stare sulla spiaggia con la mascherina, tutti lontani, in acqua? Tutti. Non credo che quest'estate si possa andare al mare. Quella del campionato, quella del subcampionato di calcio deve riprendere, perché ci sono interessi, eccetera. E tutti abbiamo degli interessi, ce l'abbiamo tutti gli interessi. Il campionato di calcio per quest'anno niente, non si fa, non è necessario. Perché c'è più necessario allora riaprire le attività, tante altre cose non potranno, e allora se riapre il campionato di calcio, questi non devono stare a un metro di distanza e possono farsi i cazzi loro, anch'io posso andarmi a fare i cazzi miei a correre. Oh. L'aglio. Col tempo vorrei riuscire a mettere queste reti qua tutte intorno per non far entrare gli amici cinghiali e caprioli, che per carità sono cari amici, ma se no mi porteranno via i raccolti. Oggi ho comprato qualche cosa, basilico, biete, zucche, dei cavoli a cappuccio, vediamo un po' col tempo che c'è là dentro. Adesso si è messo nella cuccetta, ho l'impressione che voglia soffornare i suoi pupi dentro la cuccetta, mi sa tanto, partorirà lì dentro, ma... Adesso qua volevo raccogliere questa linea che è un po' raccattato qua e là e portarla su. Certo, andiamo un po' secondo le corde. Con le braccia, con le braccine. Mi dispiace un settuncolo lì che era in mezzo. Ho trovato la giusta via, va. Forse. Qualche esperto che mi sa dire qualche tecnica più efficace, e sono ben lieto, perché io adesso qua forse piano piano Però bene, mi ha dato il cazzo con questo rametto, beh. Vabbè, ce l'ho fatta, vai. Ci sono arrivato, vai, insieme all'altra legna. Adesso per un giorno dovrò tagliarla tutta. In quel momento le piane si presentano così. Questa qui, ho tagliato l'erba, ma non l'ho ancora zappato. Queste che abbiamo usato la moto zappa, e il terreno è stato ben fresato. Terza piana dove c'è l'aglio. Però qui poi c'è il problema che non posso ancora coltivare, perché se dobbiamo passare, se mio padre ha detto che poi vuole far venire uno con una ruspa a
levare tutto quello che la frana ha levato. E poi questa, che anche questa, vabbè, vedremo un po'. Ci vuole agganciare i ganci per farci un bel gotto di birra, mi ci voleva adesso. Un gottino. Ah. Ringrazio l'amico Giovanni, che ho scritto, che se voglio una mano, se serve una mano, che così a scrivermi, nel senso, per le varie culture. Lui è 10 anni che vive qua a Mombello, tra l'altro. C'è un sacco di amici comunque qua dell'intorno. L'amica Alex, è anche lei di Mombello. Poi Maurizio, che è giù dalle parti del quadro, Maurizio Bulldozer, il mio amico, un mio mito, è amico. Monaco guerriero anche lui. E poi ce n'è tanta, Carpeneto, una mia amica, cioè qua del terreno, quindi può darsi che magari qualche volta verrà, la Anita. Poi vabbè, la Donatella, che è un pochettino più là, ma insomma anche lei molto vicino. E chi mi dimentica adesso? Vabbè, ce n'è due o tre, che poi tra l'altro l'amico Alessio Lanza, che abita qui nei dintorni, musicista. Luca Olivier, bassista, qua a Genova, penso che molti lo conosceranno, che è proprio qua vicino. Anche lui non ci si può vedere, guarda un po' che sono arrivato qui su, perché il psichiatra mi aveva detto, vada su, conosca tanta gente, faccia delle belle passeggiate. Porca. Oggi ho comprato i semi, che poi pian piano vedrò di seminare, di zucca, basilico, Frank Basilico e Basilico di Frank, le bietole da costa, e il cavolo Cappuccio. Quindi se qualcuno mi vuol dare qualche consiglio, ben lieto, che poi nei prossimi mesi così dovrò iniziare a vedere di metterli nel seminario o a terra direttamente. Ma adesso con la terra non so come fare, perché avrei da tante cose. Io volevo fare gli orti rialzati, come ho visto su YouTube dalla pagina degli orti di Mauro o di Matt the Farmer. E guardate, vedi come si fa un orto rialzato, e così almeno puoi proteggerlo con delle serre, e non ci vanno gli insetti, soprattutto poi non ci vanno i caprioli cinghiali, anche se pensavo poi, siccome il terreno più in là, di fare un piccolo spazio dove posso coltivare magari qualcosa che se lo possono mangiare loro, così. Me l'aveva spiegato una volta un monaco giù a Pomaia, un monaco buddista, che fanno un piccolo spazio proprio dove loro vanno, mangiano, e non... il resto lo devo recintarlo tutto. Poi oggi mi sono comprato anche 8 euro l'una, mi sembra un po' una ladrata, le mascherine rilavabili, voglio rilavarle 10 volte, e così almeno anch'io posso essere un po' più sereno per il prossimo periodo. Bene che avere una mascherina, avevo sempre due lì che non sapevo come fare, erano quelle chirurgiche che l'ho trovata in casa. La tuta di protezione, non si sa mai, magari questa se non mi servirà per il coronavirus, quando verrò giù a Genova, magari tutto bardato così, la userò comunque nel campo, perché poi queste sono per lavorare nel campo, e per magari per non beccarsi l'erba quando si taglia, o per le vespe. E un telo di Cappuccio TNT protettivo per piante, perché poi magari ci proteggo anche i limoni se viene dal prossimo, magari dopodomani dovrebbe fare un po' più freddo, appunto per le piantine, quando magari in certe giornate. Pian piano si impara. Poi dei vasetti, vediamo un po' cosa ci farò con questi vasetti. Che carino che ha fatto qui l'angolo di Buddha e delle facce dei guerrieri, con tutti i tulipani davanti, il mio vicino Diego Merlo con le sue sculture di pietra. Ogni Buddha è più piccino, un po' tipo matrioska, no? E poi c'è sto qua che ridevamo un po', perché l'altro giorno c'aveva il fiore davanti alla faccia, non respirava, adesso ha pregato tanto che il tulipano è cresciuto. E questo è bellissimo, con la sigaretta in bocca. Quando avrò magari un po' più tempo, quest'estate così, si può fare il pane e la pizza. Un po' di tutti qua, e magari qualche volta mi ci attestro a fare la pizza per tutti. Credete, basterà come insalatona, urca, c'è di tutto qui dentro, a parte l'insalata mista, poi c'è, ho messo il couscous, carote, mais, aglio, cipolla, zenzero, e cos'altro, poi la rucola fuori della del mio canto di qua fuori del mio giardinetto, lì basterà, chi ci mangia 7 maiali, orca.
far vedere gente con la mascherina qua sotto il mento, è una cosa indecorosa, al telegiornale, la mascherina sotto il mento va tenuta così, è un portatrice di virus, evitate di mettervela addirittura, perché vi state portando tutti i virus che avete magari messo prima, che avevate sulla mascherina, il naso, vi state portando tutti verso la bocca, evitate di mettere. Comunque le regioni in cui si muore di più poi sono appunto Piemonte e Lombardia. Ho sentito i presidenti di queste regioni in questi giorni far tanti discorsi, far tanto i boriosi, far tanto no contro, cioè tenete tutti a casa perché sennò vi puniamo eccetera, loro si stanno parlando solo culo per gli errori che hanno fatto durante questi anni e in questo periodo, perché se nelle case degli anziani stanno morendo perché loro hanno dato delle disposizioni all'inizio di merda e poi la colpa ricade su magari sulle case di riposo. Belli questi qua, Ciri e Fontana. La Germania dovrebbe stare zitta, la Germania dovrebbe stare zitta, dovrebbero restituire tutti i soldi che hanno rubato durante la seconda guerra mondiale i nazisti, che hanno portato via soldi a tutte le nazioni, poi è stato tolto pure un debito, dovrebbero stare zitti e restituire tutto quello che hanno e sarebbero dei poveracci in realtà. Se devo ringraziare quell'uomo inutile di Salvini, perché ogni volta che poi c'era del giornale, no? Me l'ho ripromesso di non guardarlo più, parlava Salvini, io giro, ho girato bene sul 3 e stavo facendo vedere uno speciale su Battiato. Yeah, grazie. Primo perché detesto il musical. Peccato, è finito, mi stavo divertendo tanto. Bene, Battiato per me, Battiato è tanto. Battiato forse è il mio cantautore preferito in Italia, fin da bambino. Mi ricordo che La voce del padrone me l'ho fatto regalare a Natale da un mio zio che aveva detto: ma questa musica moderna, io non la capisco. Lui che si credeva di essere moderno, tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere. Per me è stato proprio un maestro, un grande. È un maestro, un grande. Li voglio tanto bene, poi è anche una persona molto spirituale, guardavo dei suoi video che parla di viaggi astrali, insomma un po' mi ci vedo, anche se non c'ho il naso, sembra un po' un iraniano, sembra in effetti, ma ce l'adoro. Poi dopo Battiato ti fanno vedere la pubblicità del viaggio di Jovanotti, madonna mia, dalle stalle alle stalle, cioè proprio siamo passati dalla serie A proprio all'ultima serie, madonna, ma poi a Jovanotti magari a qualcuno piace, non lasciamo perdere. Parlando delle radio online, proprio la bocca che sto mangiando, se non si vede sempre, mi dicono che si vede sempre il masticamento, mi raccomando. Ascoltate le radio online, ascoltate Radio Indaco, il Radio Indaco Show. Poi mi dicono, ma Radio Indaco mette sempre un po' musica così. Certo, non posso mettere musica con copyright, perché addirittura io ho messo i Rockets, che sono uno dei miei gruppi preferiti, qui ho speso tanti soldini anche per comprare i dischi da ragazzino, e mi hanno ammonito su YouTube che non si può mettere, che questi qui si sono incazzati, non loro, probabilmente la loro casa discografica. L'altro giorno in un video in cui io porto la legna e c'era sotto un pezzo, non mi ricordo se adesso cos'era, un pezzo tecno eccetera, di nuovo lì mezzo segnalato, perché c'era ma proprio uno spezzone mentre io porto la legna, pensate, portavo le legne dentro le cassette, c'era sotto la radio che andava, e di nuovo segnalato, ma non si può, dai, non si può, aboliamo il copyright, aboliamo la SIAE. Ebbene, lasciamo che la musica sia libera, la crei, la inventi, bravo, fate come me, che io la mia musica l'ho messa sempre gratis, l'ho sempre regalata a chi la vuole ascoltare e non me l'ascolta nessuno, vabbè, nessuno, tanto la fine a 4.000 visualizzazioni, pochine, ma è già meglio di quel che si... Rich Blackmore compie oggi 75 anni e si invecchia, vediamo se mi censurano anche questa, beh. 75 anni del buon Blackmore, guarda, mi invecchietto. Vai, parlano di Purple su TG1, yeah, 75 anni, me li vuoi dire? Ce n'ha? Vabbè, dai, ce n'ha 21 più di me. Benissimo, se non lo teme, non li lavo domani, mi piace, non c'ho voglia, non li lavo domani mattina. Perché poi sono stato a parlare un po' con Diego, no? Abbiamo parlato del più del meno, abbiamo affiato i limoni
E poi c'era il suo piccino, perché c'è un bambino che ha 3 mesi, Franco, dovresti vedere che bellino che è, che bellino, perché sua moglie è del Perù, no? Quindi ha uno sguardo, non mi ricordo ancora, potrebbe rimistire da piccino, con quegli occhietti, è tanto bellino, che bel bimbino. Questa pubblicità che dice che con le mani tutti i giorni puoi fare quello che vuoi, sapeste io qua con la mia solitudine. Cosa che dico a quelli che mangiano carne, amici, per 3 giorni, me l'ho fatto proprio un favore, un'amicizia, provate per 2 o 3 giorni a provare a essere vegetariani, domandatemi cosa potete mangiare, dai, non mangiate carne per 2 o 3 giorni, provateci, vedrete, vi passano, anche se avete le emorroidi vi passano, dai, blin bolle, che gnocco che è, però è già un fisico che è proprio un bel gnocco. Bon, è arrivata la sera, ci diamo le tapparelle e mi sa che c'è la gattina che avevamo una cuccetta qui davanti, si è infilata qui davanti, la gattina è incinta, mi sa che domani mattina ci trovo la sorpresa. Adesso spero di non disturbarla mentre chiudo le finestre, qui vi saluto e arrivederci alla prossima, ciao da Frank.